Hello everyone and welcome to the eighth episode of Short Stories in Italian for Beginners. Here you will listen to a simple short story in Italian in a slow pace so that you can practice your listening skills. If there is a word you don't understand, don't worry, just turn the English subtitles on and follow along. After you've studied the new words, test your pronunciation skills try and read the story out loud replaying the video and double checking your pronunciation with me and don't forget to subscribe to the channel and like this video to learn italian in a fun and easy way la storia di oggi si intitola una passeggiata in montagna C'è una bella giornata di sole e due amici, Luca e Andrea, decidono di fare una passeggiata in montagna. Si incontrano presto al mattino e si dirigono insieme verso la montagna vicina. Luca e Andrea portano con loro delle bottiglie d'acqua, degli snack e una mappa del sentiero. Iniziano a camminare lungo il sentiero che si snoda tra gli alberi verdi e i prati fioriti. Durante la passeggiata, Luca e Andrea ridono e scherzano insieme. Raccontano storie e si divertono a osservare la natura intorno a loro. Dopo un po' raggiungono un punto panoramico e si fermano per ammirare il Paesaggio mozzafiato. Vedono le balli verdi e le cime delle montagne che si stagliano contro il cielo. Si scattano delle foto per ricordare quel momento speciale. Continuano la loro passeggiata lungo il sentiero godendosi il profumo dei fiori e il suono dei ruscelli che scorrono. Si fermano a riposare sotto un albero e mangiano gli snack che hanno portato con loro. Dopo diverse ore di cammino, Luca e Andrea raggiungono il punto di arrivo del sentiero, si siedono su una roccia e ammirano il panorama delle montagne. Sono stanchi ma felici della loro avventura in montagna si abbracciano e si ringraziano a vicenda per la bella giornata trascorsa insieme. Poi lentamente iniziano il ritorno verso casa con il cuore pieno di gioia e di bei ricordi. Fine.